Ora vediamo i problemi 4 e 5 che si riferiscono all'aria, quindi un gas. Problema 4, una certa quantità d'aria si espande a pressione costante a partire da 0 gradi centigradi. Questo è importante, che la temperatura iniziale deve essere 0 gradi centigradi. Prima domanda, quale temperatura il suo volume è doppio rispetto al volume iniziale? Qui abbiamo il disegno, una quantità d'aria è contenuta in questo contenitore, questo è il pistone, che può scorrere su e giù in base alla pressione dell'aria e soprattutto in base alla temperatura dell'aria. La pressione in realtà non varia, varia la temperatura. Infatti l'aria viene riscaldata da questa fiamma qua sotto. All'inizio il volume è V0, non sappiamo quant'è, il volume finale è il doppio, due volte V0, quindi volume finale V uguale 2V0. La formula da utilizzare è quella dell'espansione termica dei volumi di gas, quindi è questa, delta V, aumento di volume, uguale V0 alfa, delta T. Alfa è la costante dei gas, quindi il coefficiente di dilatazione termica dei gas, e sappiamo che il suo valore è 1 diviso 273 Kelvin. Questo valore è valido per tutti i gas perfetti, quindi a differenza di tutti gli altri materiali solidi e liquidi, dove bisogna specificare che tipo di materiale è, che sostanza, eccetera, invece nel caso dei gas, il valore del coefficiente di dilatazione termica di volume è uguale per tutti i gas. In questa formula l'incognita è delta T perché appunto dobbiamo sapere di quanto dobbiamo scaldare il gas affinché raddoppi il suo volume. V0 è il volume iniziale, ma è importante nel caso dei gas che sia il volume a 0 gradi, mentre per i solidi e liquidi, se anche non è il volume a 0 gradi, ma per esempio a 10 gradi centigradi, in pratica non cambia praticamente niente, quindi non fa niente, l'errore che commettiamo è trascurabile. Invece nel caso dei gas è importante. Questo perché i gas si dilatano più dei solidi e dei liquidi, quindi non dobbiamo commettere l'errore di prendere il volume iniziale che non sia a 0 gradi, cioè deve essere a 0 gradi centigradi, e infatti in questo problema l'aria parte da 0 gradi centigradi. E lo stesso sarà anche nel problema successivo. Quindi è scritto qui, attenzione, il volume iniziale deve essere a 0 gradi centigradi, e qui lo è. Questo valore iniziale V0 non lo conosciamo, però conosciamo, possiamo calcolare l'aumento di volume, che è il volume finale meno il volume iniziale, quindi V meno V0. Il volume finale è il doppio di V0, quindi è due volte V0 meno V0, perciò la variazione di volume è uguale al volume iniziale. Questo è anche logico. Basta guardare questo disegno, il volume iniziale era questa metà inferiore, il volume finale è tutto, quindi l'aumento di volume è la metà superiore e è uguale al volume iniziale. Facciamo un esempio numerico così si capisce meglio, anche se non sappiamo quant'è V0. Facciamo finta che sia un litro. Allora, se questo è un litro e questo è il doppio, è 2 litri, l'aumento di volume è stato di un litro perché era un litro, adesso se ne è aggiunto un altro e quindi il volume è raddoppiato e è diventato 2 litri. Quindi l'aumento di volume delta V è uguale al volume iniziale. Perciò ricaviamo l'incognita delta T, quindi facciamo delta V diviso V0 alfa gas. Ma al posto di delta V mettiamo il volume iniziale come abbiamo appena detto. Quindi delta V è V0 e V0 si semplifica con il V0 al denominatore. Perciò delta T, la nostra incognita, i gradi di riscaldamento, rimane la formula 1 diviso alfa gas. Siccome alfa gas era questo valore, il suo reciproco è 273 Kelvin. Quindi ecco di quanto deve aumentare la temperatura. Attenzione a non confondere la temperatura finale con delta T. Delta T è l'aumento di temperatura. Siccome la temperatura iniziale era 0 gradi centigradi, dobbiamo sommare delta T, l'aumento di temperatura, e quindi ci portiamo a 273 gradi centigradi, che corrispondono a 546 Kelvin. Quindi a quale temperatura si verifica questa situazione per cui il volume dell'aria è raddoppiato? Alla temperatura 273 gradi centigradi, cioè 546 Kelvin. Come cambierebbe il risultato se il gas fosse idrogeno anziché aria? Non cambierebbe, perché abbiamo detto prima all'inizio che la costante, cioè il coefficiente di dilatazione di volume dei gas è uguale per ogni gas, quindi che sia idrogeno, aria o qualsiasi altro gas non cambierebbe niente.